la più grande fiera europea dedicata al libro e ai suoi lettori. Più di 1200 editori si riuniscono a Torino da 25 anni a questa parte per mostrare il proprio catalogo a migliaia di visitatori ed esperti del settore, provenienti da ogni parte d'Italia. A vedere gli affollati corridoi del Lingotto sembra che non esistano flessioni per l'editoria, settore cui la parola crisi è invece associata di frequente. Verrebbe da chiedersi, a un così ampio panorama di editori corrisponde un altrettanto grande numero di lettori nel nostro paese? No, è un lettorato frammentato storicamente, in Italia è così, però quantomeno l'offerta editoriale frammentata è segno di una storia, di una tradizione, quella culturale di questo paese che resiste. Un 12% in più di lettori dal 95 al 2011, quindi non è vero che la lettura di libri di carta, perché a questa ci riferiamo, sia in calo, anche se andamenti diversi da un anno con l'altro, che dipende da moltissimi fattori. Il libro purtroppo non è un qualche cosa di molto amato e per contro ne vengono stampati una valanga, perché ne escono 150 al giorno in Italia, che è assurdo in un paese dove si legge poco fare 150 libri. Tant'è vero che io dico che l'ebook non è un problema per il libro cartaceo, perché se ne ammazzasse un po' sarebbe anche bene, visto che ce n'è così tanti. L'ebook, oggetto del mistero nel mondo editoriale nostrano. Moda passeggera, ancora di salvezza per la piccola e media editoria, un modo per abbattere costi di produzione e distribuzione, rompendo l'oligopolio dei più grandi gruppi editoriali d'Italia? Attorno al libro elettronico si è parlato tanto e tanto si continuerà a parlare, con pareri spesso discordanti. Se io fossi un piccolo editore cercherei di trovare probabilmente una nicchia nell'ebook, che è un fenomeno destinato a aumentare e certamente quote di mercato. Adesso è ancora piccola, però oltretutto c'è un fatto che i costi per produrre un buon ebook sono molto molto inferiori. Credo che non sarà facile, perché penso che per molti piccoli editori ci sia proprio un fascino per la carta stampata, vedere il proprio libro, cioè per l'oggetto libro, e che non tutti saranno disposti a trasmigrare verso l'ebook prima di aver realizzato un libro di carta. È un modello, sarà un modello alternativo e in parte residuale. Residuale perché? Riguarderà una fetta dell'attività editoriale minima e non inciderà molto soprattutto sulle nuove uscite, sulle nuove cose. Credo che sarà molto limitato, anche perché è uno dei pochi casi in cui il virtuale è molto meno pratico del reale. Per gli ebook è ancora molto presto per poterlo dire, molto presto per il mercato italiano, che è un mercato che ha appena due anni e mezzo di età. È difficile dirlo ancora per mercati più maturi come quello inglese o come quello americano, dove però si vedono, più che intercettare lettori deboli, spostamenti e mixaggi tra lettori di libri di carta che leggono anche ebook, che leggono il testo sullo smartphone, sul tablet. Quello che possiamo in qualche modo immaginarci dei prossimi anni è un intreccio di questo genere. Resta il fatto che la primavera digitale di internet, cui la 25esima edizione del Salone di Torino è dedicata, ha rivoluzionato drasticamente le professioni dell'editoria. Un aspetto più di tutti, quello della distribuzione. Il web è una sterminata libreria virtuale, dove acquistare prodotti reali, sia di carta che elettronici. Il futuro dell'editoria viaggerà tutto sulle onde della rete? Anche qui bisogna stare attenti ai facili entusiasmi. Oggi, certamente in Italia almeno, il digitale non è sostitutivo della carta, allo stato attuale è aggiuntivo, e questo è un fatto positivo, vuol dire che c'è interesse verso il mondo dei saperi, della cultura, dei contenuti e quindi dei libri. Chi usa internet legge di più. L'editoria su internet oggi è un problema semplicemente perché ancora non ci si è adattati, né gli utenti né probabilmente gli editori. E coi libri bazzico da un po' di anni, e poi guardo quello che succede in America, dove il mio editore americano
mi dice che sono preoccupatissime le librerie FID, dove si vendono libri di carta, chiudono uno dopo l'altro. A Midtown Manhattan, cioè nel centro di Manhattan, nella parte centrale di Manhattan, praticamente non c'è più neanche una libreria, e ne chiudono anche a nord e a sud. Quindi io penso che noi abbiamo un problema serissimo in tutto il mondo occidentale con i libri di carta. Il punto è che questi grandi gruppi editoriali hanno affossato questo sforzo, hanno cercato di stimolare questo sforzo agli anni 90 e gli anni 2000, diciamo concentrandosi di più sull'aspetto della promozione, della distribuzione, cioè sul come vendere i libri piuttosto su come farli. L'Italia è l'unico paese in cui in questo momento oligopolicamente i quattro grandi gruppi editoriali, i quattro grandi gruppi editoriali hanno anche le quattro catene principali di distribuzione e le quattro catene principali di vendita. È un'anomalia perché crea un grosso problema, perché quando il piccolo e medio editore che è presente qui a Torino come grandi deve vendere e far vendere il suo prodotto dal libraio, che però è anche distributore ed è anche editore, quel libraio in quel caso avrà in testa il cappellino del libraio e quindi farà l'interesse dell'editore piccolo che deve vendere il libro, oppure è un suo concorrente in quanto distributore e in quanto editore? Bisogna tornare al passato. Noi in fondo veniamo dalle bancarelle, e quindi se c'è un futuro per il libro, secondo me nel suo passato, nel libro usato, vecchio, fuori catalogo, si ritorna con i libri portati in piazza sui banchi. D'altronde, non illudiamoci, la fiera del libro che cos'è? Sono tante bancarelle sotto un capanno. Un fenomeno che non può comunque essere ignorato, come dimostra l'esperienza di Amazon. Togliendo i libri dagli scaffali delle librerie e mettendoli sul proprio sito internet, Jeff Bezos ha fondato quello che ormai è un vero colosso dell'editoria. Ghiotta occasione per tutti i piccoli e medi editori. Un libro da poche centinaia di copie è molto più facile da trovare su Amazon che nei megastore Feltrinelli e Mondadori. È arrivato neanche un pesce grosso che si mangia i pesci piccoli, ma è arrivato un pesce più agile. E quindi in realtà gli editori che hanno pensato di risolvere i loro problemi economici concentrandosi su un oligopolio della distribuzione, adesso si trovano giustamente in difficoltà, perché arriva un soggetto che sa fare la distribuzione meglio di chiunque altro. Cazzi loro. Ma un passo della democrazia libraria che avanza, un passo forte. Ed è evidente che le case editrici tradizionali, i grandi gruppi industriali editoriali facciano di questi nuovi pionieri editoriali dei nemici, perché abbattono delle barriere, perché superano caste consolidate, perché superano ogni forma di accesso a chi ha magari delle ottime idee ma non ha i mezzi finanziari per poterle esporre e poterle affermare. Ti sembrerà reticente, ma conosco un po' il tema, conosco bene la vicenda di Amazon, e però penso che dare una risposta breve sulla distribuzione in Italia Amazon è arrivata sarebbe veramente superficiale. La rete intesa in senso più ampio possibile, quindi includendo i social network, includendo anche i social network più istantanei, per esempio ora si fa un gran parlare degli ultimi mesi di Twitter, creano delle distorsioni se non ci si sta attenti. Molto spesso si pensa che una fenomenologia che in rete sembra molto attiva coincida poi nella realtà, non è così. È molto più facile che un libro venga comprato e letto dalla libreria che dalla rete ancora. Il nostro lavoro è sempre un lavoro di intermediazione, prima del lettore c'è il libraio. Se il libraio non decide che quel libro lo vuole nella sua libreria, difficilmente il lettore lo trova. Sì, è vero che ci sarà la rete, ma se in rete c'è tutto, potenzialmente è come se non ci fosse niente.